Minuto 88 e io devo dire una partita che non mi aspettavo di vedere così, ma sinceramente è successo anche un risultato forse strano, direi stasera, perché non mi aspettavo questa facilità della Lazio nell'andare a prendersi praticamente questi 3 punti. Ora non voglio gufargliela, ma siamo al minuto 88. Atalanta-Lazio 0-2, un Gasperini stasera su tutte le furie ad ogni azione dell'Atalanta, un Gasperini veramente arrabbiato, una Lazio portata avanti secondo me oggi da un attacco che secondo me si è mosso in maniera veramente, veramente strepitosa. A me mi è piaciuto tantissimo Felipe Anderson. Felipe Anderson clamoroso. Allora lui ragazzi è venuto, ha visto il secondo tempo, per cui come al solito partiamo dal primo tempo. Primo tempo dove la Lazio comincia bene perché comunque segna con un gol di Zaccagni. E l'azione com'è stata? Pedro sulla destra che semplicemente si sposta palla e cross. Attenzione, attacca la Lazio. Sai, sai, sai. De sinistro. Comunque, ritornando alla partita con Pedro che se la sposta a destra e crossa in mezzo. Demiral che lo fa crossare con una facilità forse veramente, veramente troppa. E Zaccagni che sbuca dietro, in realtà sbuca dietro a Okoli, però Soppi non lo segue secondo me. Allora lì l'errore secondo... Attenzione rosso! Rosso Rosso su un doppio giallo, non so a chi. Amuel. Espulso Muriel! Clamoroso espulso Muriel! Espulso Muriel, io penso che sia giusto, perché si era già ammonito a Sì, questo punto, penso poi di sì. dopo lì questo è un fallo. Espulso Muriel! Falla di frustrazione. Sì, sicuramente, io penso fallo di fretta. Muriel aveva preso una munizione per simulazione. Il secondo tempo. Comunque lo fa crossare, Demiral che fa crossare Pedro e Zaccagni che sbuca lì dietro e butta dentro la palla. Là, il primo tempo prosegue con un Atalanta che non tira in porta, perché il primo tempo si conclude con una statistica: Atalanta 0 tiro in porta, Lazio 1 tiro in porta. No, Cioè, non è stato un bel big match secondo me, perché anche tu assolutamente. hai visto che hai visto il secondo tempo, Nelle ce lo siamo partite detti che più c'erano. volte, non è stato un bel big match. Speriamo di vedere il meglio stasera con il Roma-Napoli. Secondo me vai, vedremo un po' di meglio, penso, anche perché comunque sarà più tirata come partita. Intanto minuto 90, 3 minuti recupero. Secondo tempo, che ne pensi? Secondo tempo, allora, Lazio ha giocato benino, l'Atalanta in pratica ci ha provato, ma ecco. E la Lazio secondo me ha fatto bene perché si è chiusa in difesa e si è affidata alle giocate dei singoli e come hai detto te, ottima partita di Milinkovic-Savic e Felipe Felipe Anderson. Anderson, sì. E secondo me, quindi sì, il risultato alla fine è giusto perché l'Atalanta non ha concretizzato, quindi giusto 2-0, ecco, un ottimo Felipe Anderson che si riconferma è strepitoso e niente. Sono riuscito, grazie alla regia del mio computer, a portarvi le statistiche della partita. L'Atalanta si porta al 46% del possesso palla e la Lazio il 54%. Per cui Lazio che vince nel possesso palla e Certo. domina di più il possesso palla. Tiri Atalanta 7, Lazio 12. Tiri in porta Atalanta 0, Lazio 5. Questo è l'emblema di come è giusto che la Sì. Lazio abbia vinto la partita. Perché ragazzi, se tiri 0 volte in porta è normale che fai 0 gol. A meno che non Esatto. sei lo Spezia di Thiago Motta che si fa autogol Juan Jesus l'anno scorso e hai vinto con 0 tiri in porta. Però se no è impossibile che vinci. È matematicamente impossibile. La Lazio fa più passaggi. La Lazio... Accuratezza passaggi va a favore della Lazio. La Lazio fa meno falli. La Lazio prende gli stessi cartellini dell'Atalanta 2-2. Un fuorigioco, vabbè. Comunque, Lazio che nelle statistiche direi Domina. domina l'Atalanta perché più possesso palla, anche se non di molto, ma ne fa di più. I tiri in porta sono quelli che sono. Stasera Gasperini arrabbiato. Stasera un Gasp che si va a fare sicuramente due domande. Forse sul perché sicuramente non si è tirato in porta. Io penso che l'Atalanta oggi abbia giocato bene Lukman, non è andato Bravo. male. Okoli non è stato malvagio, anche se poteva fare meglio. Lukman, però, io l'ho visto solo. Io ho visto Lukman Sì, bravo, solo, isolato, non... isolato. Però è l'unico Anche. che prende iniziativa, perché Sì, ha tra i preso tanti... iniziativa rispetto agli altri. Malinowski Non si è non ho visto. visto chissà che. Zapata è tornato da un infortunio lungo e. Direi, siamo al minuto 92 e 44. Facciamo finire questi 15 secondi di partita. Partita che oramai la Lazio ha vinto e stravinto. E dopo andiamo a vedere la classifica. Analizziamo la classifica perché ora la situazione di Attenzione. Lazio e Atalanta sarà diversa.
Attenzione perché intanto la Lazio tiene sulla bandierina. Minuto 93. Abisso ha dato punizione a favore dell'Atalanta. E come si fa in tutti gli arbitri, l'Atalanta batte la punizione. E la partita direi che sta per finire. Giro palla dell'Atalanta che oramai è nella sua metà campo. Continua a girare palla. L'arbitro ancora non fischia. Guarda ora l'orologio. E infatti ancora non fischia. Secondo me si è messo il fischietto in bocca. Finisce così. Triplice fischio, Calazzipario allo stadio Gary Stadium dell'Atalanta a Bergamo e finisce così. Lazio per 3 punti secondo me importantissimi. Ha vinto un big match fuori casa. Andiamo subito a vedere la classifica di Serie A, ragazzi, perché qui c'è da dire. Lazio che sale al terzo posto. Lazio che sale al terzo posto, quota 24 punti. E non è per dire, ma se il Napoli perde stasera, il Napoli rimarrebbe a 26, Milano a 26, la Lazio è a 24. Cioè la Lazio, ragazzi, sta facendo un signor campionato. Tu cosa ne pensi di sta classifica? Atalanta che intanto scende e va a pari punti quindi con la Lazio. 24-24. La Lazio è la solita squadra ansiosa. E anche quest'anno si riconferma essere, cioè, è il secondo anno di Sarri, quindi tutti c'erano delle buone aspettative, quindi è giusto che sia così, è giusto che ci sia una grande Lazio. Adesso vedremo, secondo me la Lazio non riuscirà a completare un campionato a questi risultati, però sicuramente sarà una stagione molto ma molto più bella di quella che ha fatto l'anno scorso, e anche perché abbiamo detto che la Lazio ha già 3 punti in meno del Napoli, quindi se Napoli oggi dovesse perdere due punti in meno del Napoli, quindi se oggi Napoli dovesse perdere la prossima partita la Lazio può riagganciarle, quindi ecco che dire. Attenzione al Lazio che sta facendo veramente bene. Poi il Napoli se pareggia andrebbe a più 3, se perde rimane a più 2 e se vince va a più 5. Però io analizzerei nelle ultime 5 partite, tralasciando il Napoli che ha fatto benissimo per le ha vinte tutte e 5, il Milan nelle ultime 5 ne ha persa una in Serie A, la Roma ne ha persa una, l'Atalanta ne ha pareggiate 2, l'Udinese ne ha persa una, l'Inter ne ha persa 2, la Lazio ha solo un pareggio nelle ultime 5 partite e 4 vittorie. Cioè la Lazio è una squadra che sta dando continuità alle prestazioni, sta dando continuità ai risultati utili, perché la Lazio nelle ultime 5 ha risultato utile, ha portato punti a casa. E questa secondo me è una statistica che in questo momento va a favorire Sarri. Andiamo a vedere le statistiche qui. Lazio che ha 5 gol subiti, cioè la miglior difesa del campionato. Cioè oggi la Lazio va a Bergamo e non prende gol. Vero. Ha 23 gol fatti, il Napoli ne ha 25, il Milan ne ha 24. Cioè la Lazio in questo momento è il terzo miglior attacco e la miglior difesa. Cioè la Lazio ha le statistiche dalla sua parte. Questa Lazio in questo momento sta facendo meglio di Roma, Inter e Juventus fondamentalmente. Attenzione che però se la Roma oggi dovesse battere il Napoli andrebbe a più uno sulla Lazio. Però e andrebbe a meno uno dal Milan, sì, quindi andrebbe terza. Forse ho detto un'inesattezza sul fatto che la Lazio sta facendo meglio della Roma, non avevo visto il fatto che la Roma ha una partita in meno. Però penso che Lazio e Roma si stiano equivalendo e la Lazio secondo me sta facendo un bel percorso visto anche i presupposti, andando a vedere la classifica in Europa League della Lazio, perché la Lazio io in Europa League non mi ricordo quanto si trova, l'ho cercato, la Lazio è terza però è a pari punti con la prima, per cui Lazio che in Europa League sta facendo meglio della Roma. Dov'è la Roma? La Roma è a 4 punti, la Lazio ha un punto in più rispetto alla Roma. Diciamo che si stanno equivalendo le due romane, che vedremo la seconda romana, la Roma vedremo stasera con il Napoli. Io penso che in questo momento ci sia una squadra solida che sta facendo bene. Sì, oggi abbiamo visto, manca Immobile, ma nonostante ciò la Lazio sceglie, ragazzi, fa un'ottima partita. Maurizio Sarri, sì, di schierare un tridente leggero, esatto, e alla fine gli ha dato ragione. Vero, anche perché, come abbiamo detto, si affida sempre sulle giocate dei singoli, quindi c'ha dei giocatori pochi ma buoni, ma quelli che ha sono veramente eccellenti come giocatori, da partire da il portiere all'attaccante. Sì, il portiere da sottolineare, ma l'ho già detto anche nelle live, in tutte le occasioni che abbiamo parlato di Lazio, che il portiere sta facendo veramente un ottimo campionato, tra i migliori portieri in Serie A in questo momento. Comunque, Lazio che batte l'Atalanta 2-0, la Lazio vince in trasferta. E aspettando il Napoli e la Roma, Lazio che al momento aspettando la Roma è terza in classifica, si prende questo meritato posizionamento di classifica. Noi vi salutiamo, lasciate un commento qui sotto per scrivere cosa ne pensate della partita, lasciate like al video, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di andarmi a seguire su Instagram, dove escono tutti i giorni contenuti calcistici e sportivi in generale. Io vi saluto, un saluto dal Bomber Mata, da Giovanni.
E che dire? Ci si vede dopo con il post partita del Napoli. Oggi la giornata non finisce.